abbiamo il 23-24% di rappresentazione del mondo LGBTQ nei media, ma chi è che lo impone questa presenza del 23-24%? Lo imponete voi come maggioranza o lo impone qualcun altro che non viene controllato? Allora fatevi sentire. Quando è il momento in cui la sua opinione è stata censurata? Io l'ho già dato, dal momento in cui esce un libro e c'è una stuola di personaggi in vista e anche con determinate cariche che mi dà del razzista gratuitamente, dell'omofobo gratuitamente, dell'istigatore dell'odio... La base di alcune frasi del libro, non gratuitamente. Guardi, chi giudica se un libro è omofobo o razzista, visto che nei due casi si tratta di un reato, è un tribunale, non certo i lettori. Come gestiamo? Non sono il portavoce della maggioranza, però ritengo che nelle tematiche che affronto nel libro gran parte della popolazione si riconosca. Quindi è possibile che la stragrande maggioranza degli italiani non si riconosca nella Shoah, non si riconosca nell'immagine ultramoltiplicata di questo mondo non eterosessuale. Voglio stare più sull'argomento del convegno di oggi, per la libertà d'espressione contro la censura. Lei si è sentito censurato in queste settimane? Ma guardi, la censura effettiva non c'è stata. Non c'è dubbio però che ci sono state delle accuse molto caustiche nei miei confronti, soprattutto da chi, dalla parte di chi il libro non l'aveva letto. Quindi questa è una sorta di censura. Dialettica questa, no? È una dialettica particolare perché lei sa benissimo che un'accusa non giustificata diventa diffamazione. Quindi è una dialettica un po' spinta, non la trova? Però lì trovo anche che lei generale ha avuto, come dire, interviste al TG1, interviste in prima serata, non dico tutte le sere, ma quasi. Sì, c'è chi ha proposto di strapparmi l'uniforme di dosso, di cacciarmi dalle forze armate e di rimuovermi dalla mia posizione. Il ministro Crosetto dice questo non è mai successo, dice è stato proposto un trasferimento. Attenzione, sto parlando non del ministro Crosetto, sto parlando di esponenti di riguardo che lo hanno proposto. Sono i famosi processi di piazza. Lei si è sentito vittima di un processo di piazza? No, io non mi sento mai vittima perché mi so difendere da solo, però nella realtà quello che è avvenuto è un processo mediatico, una gogna mediatica e un processo di piazza. La mia immagine era quello di uno che è stato bruciato nella piazza, già giudicato, già sentenziato. Però, ripeto, ha avuto discreta occasione, come dire, di esporre il suo punto di vista. Non trovo francamente il momento in cui le sue opinioni sono state censurate, perché censurare è una cosa precisa, poi dibattere le opinioni è un'altra. Lei intervista me o mi vuole imporre la sua opinione? No, le sto chiedendo qual è il punto di censura, quando è il momento in cui la sua opinione è stata censurata. Io l'ho già dato, dal momento in cui esce un libro e c'è una stuola di personaggi in vista e anche con determinate cariche che mi dà del razzista gratuitamente, dell'omofobo gratuitamente, dell'istigatore dell'odio... La base di alcune frasi del libro, non gratuitamente. Guardi, chi giudica se un libro è omofobo o razzista, visto che nei due casi si tratta di un reato, è un tribunale. Non certo i lettori. Se noi abbiamo il 23-24% di rappresentazione del mondo LGBTQ nei media, ma chi è che lo impone questa presenza del 23-24%? Lo imponete voi come maggioranza o lo impone qualcun altro che non viene controllato? Allora fatevi sentire tutti, perché sennò siamo tutti a subire un qualche cosa che tutto sommato non crediamo che sia corretto. Lei si definisce antifascista. Ma io il fascismo non l'ho mai trattato, quindi è un fenomeno storico avvenuto 100 anni fa e non l'ho trattato nel libro, non vedo perché lei mi fa questa domanda. No, perché alcune critiche mosse verso i contenuti del suo libro riguardano il fatto che dei passaggi mettono in discussione principi inviolabili che sancisce la Costituzione, come l'articolo 3, quindi l'uguaglianza tra tutti i cittadini. Guardi, io ho giurato sulla patria, sulla Costituzione e sulla Repubblica Italiana e non rinnego questo giuramento, anzi gli ho tenuto fede per 37 anni e continuo a tenergli fede. La contestazione che muove Crosetto, no? Dice cioè, alcune tesi di quel libro mettono in dubbio l'imparzialità, tutti possono esprimere l'opinione, ma un militare non si può permetterne. Come... Che io sono disciplinato, mi lega al ministro Crosetto un rapporto di rispetto e non commento l'esternazione del ministro Crosetto. Lei sente le sue idee in contrasto, controcorrente rispetto a quelle della maggioranza di governo oppure consonanti? Ma io ho già detto molte volte che non mi occupo di politica e questo sarebbe occuparsi di politica, insomma parlare di diritti, parlare di leggi è occuparsi di politica che uno vuole. No, mi dispiace, ho già ripetuto bene anche, faccia parlare me però, non mi interrompa sempre, sennò che facciamo? No, non è contraddittorio, è maleducazione, mi faccia parlare. Quindi sto dicendo che io mi posso occupare di sanità,
senza occuparmi di politica. Io mi posso occupare di sport senza occuparmi di politica. La politica però si occupa sia di sanità che di sport. Sono due cose totalmente diverse. Le è arrivata questa chiamata per candidarsi alle europee con la Lega o con chi per la Lega, insomma, che tutti un po' si aspettano? Lei ha la memoria corta, perché non si ricorda che io faccio il soldato. E rimarrà a fare il soldato? Per ora sì. Quando deciderò diversamente, sarò il primo a dirlo.